Buongiorno, buongiorno a tutti. Aspettate, sì, buongiorno a tutti, sto registrando. Allora, oggi è 11 agosto, fa 34 gradi e sono le 11.48, il meteo è fatto. Scherzo, allora, stiamo andando a mangiare fuori con i miei genitori, perché ieri è stato il loro anniversario, quindi oggi andiamo a pranzo fuori, andiamo a mangiare lupesciole e andiamo alla più Claudio. Ci abbiamo già mangiato una volta, si mangia parecchio bene. E quindi mangiamo là oggi. Adesso sto andando a prendere Lillo con Fibbi che stanno a fare la passeggiata. Qua vicino a me c'è il nanetto e sta buono buono e niente, passiamo la giornata insieme come al nostro solito. Vado a prendere Lillo perché se no ma che è il telefono? Non penso. Eccoci qua, mio maritozzo. Fa caldo, che fa? E qua c'è una surprise per voi! Surprise! Nanetto! Ma come sei imbronciato? Eh? Ma guarda Stefano come si sta mangiando quegli altri! San sonno, amore mio! Bombolo è partito. Per me? Sì. Oddio mio. Stefano parla da solo. Da voi forse. Siamo arrivati. Spengi tutto, io riprendo. A puntana. Antipastini. Poi ci siamo mangiati le lumadine di mare, poi ci hanno portato i frittini, le cozze, i calamaretti, questi. Però nonna non l'ha preso questo qua. Questo è il filetto di cernia fritto, lì che c'è sta, limone. Scusate, mi fate un saluto per favore per le mie gerberine? Ciao gerberine, stiamo mangiando. Scusate, ma il risottino alla crema di scampi ne vogliamo parlare? Com'è? Molto dico. Sì, ma lo scampetto sopra. Mamma mia, ma c'è sempre da lamentarsi. Allora, noi ci siamo pappati un sacco di cose. Primo, secondo, contorno, antipasto, dolce, frutta, sì, verdura. Antipasto è dolce, dice, ma come l'hai mangiato? Al contrario. Cos'detto primo, primo secondo? Secondo, contorno, antipasto è dolce. Riprendimi tu, dai che ci riesco. Vabbè, ho detto male, aspetta che rispingi Recce e stoppi, eh. Allora, stavamo a dire, No, perché stavi a spingere Recce e stoppavi. Abbiamo mangiato, abbiamo anche bevuto, dolcetto. Perché Recce? Ma perché che è sto Recce? Ma dimmi perché Recce? Recce, devo dire. Cioè, se è recording, perché dici Recce, Recording? Io voglio chiedere a tutte quante cose, voi quando parlate è come visto quando dice la pubblicità quella del decodere, riprogrammare il TV. Il TV non si può dire il TV, la TV però in realtà è il televisore, quindi è uguale, è come i pneumatici, non so, i pneumatici. Vabbè, voi che cosa dite, Recce o Rec? Mo fatemelo sapere, mo tutte che danno ragione a te, sono sicuro, è sicuro, per forza. Ma stai a riprendere bene? Mi sta riprendendo così. Oh, allora, se poi uno dice perché è di Roma, è come quando dici andiamo al bar, è un'altra cosa. Andiamo al bar, vabbè. Comunque abbiamo mangiato. E c'è pure Pippi per la cronaca, non si vede, se sente. Mo ci mangiamo, ci prendiamo. Perché l'abbiamo tramortita. Con la ci mangiamo un bel caffè, ci prendiamo un bel caffè. Chi mi conosce sa che io ho bevuto un bicchiere di vino, quindi si vede. Stefano piange. Saluta gerberine, dice ciao gerberine! Ciao gerberine! Ciao zia gerberine, io voglio bene gerberine, ciao ciao! Ci mettete un cacchio a me dei gerberine? Vabbè, ci vediamo dopo, dai! Dice ciao ciao! Taglia! Ciao ciao! Dopodiché si trattiene respiro, si porta la tazzina verso la bocca, non al contrario, e con un gesto così deciso si manda giù. Si manda giù. E allora tieni, prendi il bel, grazie, vedi Lillo.
Il caffè mio perché è troppo forte. No, sto caffè, anzi ce n'è più pochi. Non vedi Lillo stasera sta così perché si è preso il caffè di tutti. Guarda la faccia di Sabrina. Che te sei sbagliato, che buono. Te sei sbagliato, eh. Sì. Dico, ma vuoi il caffè all'utopia? Dici che no, c'è il Mistral, è uguale. Sì, c'è il Fernet, il Mistral. Le mie sorelle hanno il caffè troppo forte perché. Com'era Sabro? Si è scongelato. Sabro com'era? È allucinante questo caffè, è allucinante. Non lo tu Lillo per favore perché io sono bene. Guarda che ti metto su YouTube. Guarda. Oh, ma la curi senza di me fate. Assaggiato, tutto prima volta. Tu lo vuoi? Cioè, il caffè era caffè davvero, Ha portato il bicchiere. Lingua nera. Se sta a litigare il mirto, Forella, questa è sindaca. Oh, ma infatti a me, io non posso. No. E su, te? C'è una di Sibia. Ma perché c'è un bicchiere di meno? Invece io non ho chiesto niente. Ah vabbè, qual è il problema, nonnina? Io c'ho il bicchiere dell'acqua, è indifferente. Ecco, adesso possiamo fare auguri. Auguri! Auguri! Auguri a tutti! Auguri! Auguri a voi! A Sabro, allungate un po', no, mamma mia. Lo macchia sul petto? Sì. I pelucchetti blu. Tutti i pelucchetti. Poi io ho messo un sacco di volte. È perché è il sudore. Sei fragile, sei fragile. Potresti dare pure solo col pallolino di lì. No, no, vabbè, qua non, me non mi piace, qua no. Quando tutti è tutto fragile. No, no. A me i bambini nudi non ci piacciono. Questa è la cagazza di mia sorella. E anche quella di mia madre, perché dice che i bambini nudi non gli piacciono. Ma ti posso riprendere a te dal vivo? Sì, per YouTube. Per YouTube. Mi puoi riprendere? Mia figlia si ostina a tenere il bambino nudo. A me no, nudo, no nudo, no nudo, non dire cavolate. In casa lo tengo con il pannolino. Nudo e con il pannolino, sembra un poveraccio. Non è vero, solo dentro casa, con sei bugiardo. Io odio anche i bambini che stanno nudi al mare col pisello di fuori. Ma infatti io non lo tengo nudo con il pisello di fuori. Non mi piace. Con il pannolino. Ma che esterefatto. Beh, scusa, non eri ripreso tesoro, ripeti. Rimango esterefatto. Con una mutandina. Con un pannolino leggero. Adesso col pannolino non mi piace. E come non mi piace? Che dite, ci assomigliamo noi? No. Fatemi lo stalker, lei è la mia frassata. Lo stesso brano. Ah, la no, io ce l'ho rosa. Aspettate, facciamo una haul. Aspettate. Non so perché non riprendo il cazzo di cane. Dicevo, lei lavora la micro sta frascati, quindi se volete fare non ferire, stalkerizzate lei. Non ferire. Ci assomigliamo? No. Chi c'ha la faccia più da culo? Lei, vero, culo. Aspettate, vi facciamo vedere le tende di questi. Fa parte del ristorante? Ma non ti vedi qua sotto? Sali tavoli? Mi sa di sì, allora non facciamo figure di merda. Se siccome voi lo sapete che io ho la passione per i bagni nei vlog. Questo è della Mitros? Sì, soffricando. Io ce l'ho al lavoro questo. Davvero? Guarda che bello sto portasapone. Devi vedere quanto è bello quello che ho comprata io. Vecchio. Mi sorella è deficiente come me, vedete? Guardate i miei capelli. Perché da mercoledì non ce l'avrò più. Si vuole tagliare. Mi raccomando al parrucchiere di mia sorella di fare un lavoro fatto bene, sì. Altrimenti parlerò male di lui. No, no, Federica è bravissimo, pure mi sono pure raccomandata. Guarda che schifo, c'è scritto guasto col pelo. E c'è un pelo. Si vede in controluce. Ma sai che mi piace sto coso? Federico, guarda che parlo male di te a Frascati se mi tagli male i capelli. Bra. Lavate un attimo dal Kaiser. Cioè, io voglio sto coso perché sto pensando a una cosa, quando c'è vengono gli ospiti, ce l'ho però, però pure serviette c'hai, perché quando vengono gli ospiti se c'ho le veline, tine, se te la no, siamo due teste di banana, teste a banana, tutte in due, scappa la cacca, scappa la cacca, scappa la cacca, pulita. Hai capito che mia sorella è più scema di me? Sì, ma mi chiedete qua, se no non ti vedono, ma dove? C'è il pelo, capito? Ah!
ma faccio vedere il grande salone. Allora, noi abbiamo fatto una figura del cavolo perché stavamo a parlare. Ma questo com'è? Zitta, spingi. Ah, è finto. Perché stavamo a parlare di cure gente, no? E stavamo a dire, c'avamo un po' d'aria praticamente. Dagli che dicevamo che c'avamo l'aria, a un certo punto esce una dal bagno dei disabili. Ha fatto una. Senti un po', ma pure accesso sti bracciali che fanno questo? No, si vede che. Ah, forse sì, guarda un po'. Guarda qua, per sì. Tutte le volte che mi vedo. Però a me un po' di. Scusate. Scusate, vi faccio vedere. Perché inzelava? No, perché è bigiotteria del merda. Oh, bigiotteria del merda, sai quanti pago questi cosi? 7 euro. Allora le fregano. Quindi. E tutte le volte che mi metto torno io alla casa. A me però di meno, scusa, ma perché si vede che tu sudi? Allora, e sei lancica. Sudo veramente. Se vedo che io sono proprio asciutta. Come la pupù liquida. Deluxe questo, perché guarda è quello, non ho mi madre. Sì, che è vero. Aspettate, c'ha il cocomero sugli occhi. Lui, allora lui dice se tu andassi tutti i mesi dal parrucchiere ti avete forse il cocomero dagli occhiali, guarda. Comprate le stiamo facendo un tutorial. No, sto facendo tutorial. Allora, io le ho comprate le mollettine. Ma adesso non le fanno più come una volta. Si aprono a metà le mollettine. Tu ti metti la mollettina quando arrivi qua giù. La mollettina. Perché tu ce l'hai troppo lisci. Ma che stai dicendo? Però Santo Padre. Ma non era Santa Pace, mo Santo Padre. Le mollettine ti tirano i capelli. Perché a metà non si aprono più. Al callo, però. Mo ce ne andiamo, dai. A 3-4. Guarda. Vabbè, ma abbiamo capito. Sì, comunque c'ha ragione Sabrina, stai un po' me. A parte che non ti ho fatto il look alle. Leccata di vacca. No, però il tutorial no, pure no, per me questa è messa mollettine. Male, vabbè, te le rimette più dietro. No, però adesso a parte tutte. Ma lei gli piace il look che da... tu c'hai cioè, una cosa, lei sta così. Il look da paperoni a parte scherzi, Sabrina. Le mollettine queste qui. Vedi queste tu le apri e escono no, fuori. Tu. Però tu stai ferma. Mi sto sentendo male. Mo ce ne andiamo, allora, sì, dai. La mollettina. Aspetta però. Oh santo Dio. Cioè lei non capisce che io ne ho comprate 4-5 che io mi metto e io. Mi sto sentendo male, raga. Gli hai fatto una pettinatura a gallo cedro. Cioè io me le metto le mollettine. Ah ma girate. Vabbè, stai un po' meglio però. Dai. Ce la posso fare, aiutatemi. Dai, non gli stai mai, stai meglio. Aiutatemi, Gemperino, aiutatemi. Che cazzo? Cioè. Ah, ma rimeglio con Luca Paperoni. No, dai. Obiettivamente, dai, fatto carino. Sì. Allora, adesso te lo spiego. Quando tu vieni a casa, te le faccio vedere. Non te stanno regalamela bene, io me l'ho detto. Te lo giuro, Sabri. Le mollettine, vedi queste, tu fai lo scatto, si aprono e le spiegano. Sabato prossimo andiamo da nonna Svetlana. A Svetlana? A chi? No, è sveglio. Però vuoi per esempio un rombo? Io non cucino. Tu mi devi chiamare perché il rombo specifico. Ma io non sento niente. Non sanno se cucina il rombo. Dopo dai. Ma scusa, ma sabato prossimo mica è 26. No, ma è qua. Non ci vado aspettando. Aspetta, guarda, chissà se ci aspettate. Chissà se. Ciao! Gerberine, questa è una famiglia di pazzi! Si salva solo Stefano perché è piccolo, tra un po' diventa mezzo scemo pure lui! Amore, che dicevi? Scusa, mammina, non ti ha sentito? E mo' papà ti ha messo la... Oddio, qui mo' adesso viene tutto mosso questo filmino. Facciata la minchia. Allora, ragazze, sono le... Mi dici l'ora? Madonna, ma che è sta frangia tutta spampanata? Ieri ma sotto tagliata da sola. 5:20. Ma sotto io da sola, vedete, notate che ho fatto, perché Stefano se stava a svegliare mi sono dovuta sbrigare. Oh mio Dio, scusate, ci stanno i tossi qua. E ma sono tagliata un po' a cavolo, vabbè. Tagliata un po' a cavolo. E sono le 5:20, abbiamo lasciato tutti quanti a casa. E adesso andiamo da mia suocera perché è tipo un mesetto che non vede il pupo. E quindi io dobbiamo far vedere. E poi basta, andiamo a casa, ci spogliamo tutti nudi, si fa una bella doccia e si sbragamo. E basta, ci vediamo più tardi, così vi faccio un altro super salutino. Ah, ci siamo portati pure Pippi, come al solito. Pippi è stata buona, confronta a tutti gli altri giorni, perché pure in macchina di solito piange, l'avete visto nel un filmato che vi ho fatto vedere. Invece, amo, tutto sommato è stata buona Pippa.
a modo di essere sincero, è stata buona tutto sommato? Infatti, chi dice niente? Dai, però di essere sincero, tesoro, una volta nella vita, di la verità. L'ho tenuta io, però. Non l'hai tenuta, te l'ho messa in mezzo. Oddio, scusate, l'ho messa in mezzo tra te e mamma. Infatti il guizzaio ci ho mangiato io col guizzaio. Però io ti avevo detto, lascialo a mamma o lascialo a me il guinzaglio, tu l'hai voluto tenere. No, tu gli hai mollato il canotto male. No. Scusa, non puoi mollare il canotto male. Non gli ho mollato il canotto, no. Mi ha detto lasciamela a me. E glielo devi lasciare, perché i patti non erano quelli, sai che non glielo devi lasciare il canotto male. Io non glielo volevo lasciare. Ma io devi lasciare, no, il cane mio. Mi stavo ancora... Scusate, aspettate ragazzi, ci vediamo dopo, qui si smuove tutto. Allora, porca trota, sono le 7:05, siamo tornati adesso. La giornata finalmente è finita, siamo andati anche da mia suocera che era un po' che non vedeva il pupo. Siamo tornati su carichi di roba, con detersivi, tutte queste cose qua, perché vi ho detto mia sorella lavora alla Micros, quindi quando ci stanno le offerte ne faccio prendere il caricone, perché poi quando ci stanno le offerte ti dicono non più di 3, non più di 4, invece col fatto che lavora là posso prendere quello che mi pare. E niente, mi ha regalato pure un bel blush dell'Astra, carino, doppio colore, molto carino. Veramente ve lo prende, sono usciti 4 mascara nuovi dell'Astra, tipo un super volume, un waterproof, carini. Però lei ancora non ce l'avevano, gli erano arrivati. Vabbè, questo non è una haul né niente, vabbè, io sto qua a haul. E basta ragazze, siccome sono stanca morta, mi è data di stomaco, ho mal di testa e sto tutta accaldata. Non mi spoglio, mi faccio una bella doccia, mi strucco e me ne vado a sbraca proprio sul letto, tanto Stefano sta nel lettino che sta a far matto. Io vi ringrazio perché siete state con noi, ci avete fatto compagnia anche oggi e ci vediamo al prossimo video. Speriamo che sia un vlog, perché i vlog mi piacciono tanto. Ciao.